Let's go to Madison. Gioco horror. Questo lo avete già visto, no? Ve l'ho già streamato diverse volte. Madonna, voi non avete idea di quanto mi sembrano belli gli schermi così? Cioè, io ero abituata, avevo un 34 pollici, 4K, era gigantesco. Così sono. È la prima volta in tutta la mia vita che ho due schermi grandi uguali. Incredibile. Pareri su Madison, carino, storia interessante, abbastanza il cliché dei soliti horror dove c'è un rito satanico e tu devi interrompere o distruggere il demone che è stato invocato. Quello che non mi fa impazzire è che ci sono dei continui suoni che distraggono molto, cioè sono fatti per spaventare, ma in realtà distraggono e basta perché sono continui, cioè non è che ogni tanto c'è uno scricchiolio, sono scricchioli continui. E questa non è una cosa che amo. Però, d'altro canto, l'atmosfera è ben fatta. Beh, comunque graficamente il gioco è carino, è gradevole. E le atmosfere sono ben costruite. Non ci sono troppi jumpscare, il che mi gusta abbastanza perché io non amo gli horror con i jumpscare, cioè li trovo cheap, perché di solito il metodo jumpscare è il metodo per spaventare di chi non sa fare effettivamente gli horror. E invece qua ce ne sì, ce n'è qualcuno ogni tanto, ma non sono eccessivi. Nell'insieme è un bel gioco. Non è il mio horror preferito, ma è comunque gradevole e carino. Razlock, grazie per i 15 mesi. Ma buonasera. Tutto bien? Stiamo per partire con Madison Horror. E faccio velocissimamente un riassunto, ragazzi. Sono 27 pollici entrambi. Schermi. Sono grandi uguali, sono identici, bellissimi. Poi vi faccio vedere tutto nei video, non preoccupatevi. Faccio un video apposito dove vedrete tutto il setup, così vi tolgo tutte le domande lì. Dicevamo, Madison. Il nostro protagonista è un ragazzo che ha dei ricordi sfocati di quello che è successo. Sa solo che si è ritrovato in una stanza con la foto della gamba della sorella e del braccio della madre e ha trovato un quaderno, un suo quaderno di quando era bambino, dove c'erano effettivamente dei disegni un po' macabri. Ah, noi stavamo giocando in modalità difficile, vero? Qua eravamo. Modalità difficile al 46%. Stai attento, non sarai solo. Il nostro Luca, appunto, trova questo quaderno dove aveva disegnato la gamba della sorella, il braccio della madre e la testa del padre. Delle fotografie. E sembra che lui effettivamente debba attaccare queste parti del corpo alla sua amata famiglia per poi fargli delle foto. Inoltre, ci troviamo nella casa del nonno, che a quanto pare era stata una casa acquistata da una donna che era una serial killer, che era stata arrestata, non arrestata, perdon, era stata beccata dai poliziotti. Una poliziotta le aveva sparato quando l'aveva trovata in un pozzo insieme a pezzi di cadaveri. Cioè, questa era una serial killer, sembrava fosse posseduta. E noi stiamo indagando. Perché è una rivendita di cuffie, Hitzbigger, non lo sapevi? Io vendo cuffie. E le faccio io. Comunque penso che userò le altre. Si sente bene? Sono anche comode e leggere. Ma voglio provare quelle sempre col cavetto. Quelle in-ear. Che sembrano belline. Dunque. Oddio, mi sono persa un attimo. Che cacchio stiamo facendo in questa chiesa? Allora, eravamo stati al cimitero. C'era appunto la serial killer, la tipa. Basta, non mi ricordo altro. Siamo arrivati qui. Non ricordo né come né perché. Comunque è una chiesa questa, vedete? Questa è una chiesa che è stata murata, cioè si vede chiaramente. Sono le vetrate di una chiesa queste. Noi stiamo giocando in modalità difficile e nella modalità difficile non abbiamo praticamente nessun tipo di suggerimento. Dobbiamo trovare tutti gli oggetti da soli, da noi. Ciao Paolo! Golemar Paolo Han, grazie per i 43! Buonasera a te, bello! Bentornato!
Grazie per la risa buona. Sono caduta nel cimitero entrando dentro una tomba. Sì, eravamo scesi tipo questa zona. La cattedrale di San Jupiter chiude i battenti. La chiesa degli orrori. La cattedrale di San Jupiter sta finalmente chiudendo i battenti. Dopo lunghi anni di incuria e la mancanza di persone responsabili dell'istituzione, il governo ha deciso che è il momento di porre fine ai suoi servizi. Secondo i rapporti dei residenti della zona, la cattedrale di San Jupiter è in un completo stato di abbandono e l'annuncio del governo non è altro che una mossa politica in vista delle elezioni del prossimo mese. È importante ricordare la sua tristemente lunga lista di incidenti, tra i quali evidenziamo 1947-49, la morte di 13 operai durante la costruzione della cattedrale tra gli anni 47 e 49. 1951. La confessione di Nancy Goring nel 1951 che fu consegnata alla polizia dallo stesso prete Louis III. Aiuto. Mi strozzo con la saliva. 1987. La veglia pubblica di massa del serial killer Madison Hale nel 1987. Della serial killer Madison. 92. La sparatoria dell'anno 92 in cui morirono tragicamente 10 bambini e 5 adulti. 95. Il suicidio di padre George nel 95. 2015. La cattedrale di St. Jupiter chiude finalmente le sue porte. Beh, direi finalmente dopo tutte queste disgrazie. Non so sinceramente chi volesse venire in questa cattedrale. Cento di disgrazie uno dietro l'altro. Sì, ormai la collezione, Luciano. Una quantità di cuffie abnorme, raga. Non ne avete idea. E ne ho regalate tantissime. Ne ho comunque tante. Una lapide segnata 2022. Don't worry, be happy. Molto bene. Accendere una luce. Aspetta. 1987. Ma aspetta. Sono le date delle disgrazie. Proviamo a fare una foto. Sì, sono le date delle disgrazie, appunto. Nel 51 è stata eretta la cattedrale. Nell'87 la serial killer è stata beccata. Le 22 è adesso. Quindi avevamo fatto il labirinto della nonna e ci siamo ritrovati qui. Di San Jupiter, campanile, fondamenta, confessionario, labirinto giallo, labirinto blu, labirinto verde, labirinto rosso. Nate. Ah, prendi o conserva. Ok. Qui è per poter lasciare degli oggetti. Tra l'altro, diamo un'occhiata perché... Allora, le foto... Queste le possiamo scartare. Scarta. Queste ci servono ancora. This is impossible. This place didn't look like this a second ago. Ah! Quindi, cioè, abbiamo fatto una sorta di leap, un salto temporale, e ci troviamo in pratica quando è stata aperta la cattedrale.
E qua ci sono i labirinti. Madison Hale. Madison Hale? Is this her coffin? 1944-1987. È vero. Manca la lettera I. Madison? Dobbiamo trovare la I, forse. Le casse forti da aprire, oddio, non mi ricordo mica. Forse indietro, nella casa. Dunque, allora, qua ci sono i labirinti. Cos'è chiuso? Partiamo dal labirinto verde. È vero, Madison. È vero, non è Madison, Madison, tipo figlio pazzo. Allora, questa maglietta corsisa, questo top, l'avevo preso, mi sembra, da Zara. Sì, era da Zara, ma 2 anni fa. Nell'estate di un paio di anni fa. Ho preso da Zara questo, credo che lo trovi ancora. Madison è il vero titolo? Ah, Madison, è vero, Madison. Io pazzo. Beh, lui di sicuro non sta bene, nel senso. Credo sia uno spoiler capire che il figlio è totalmente fuori di testa. Beh, è una chiesa. Io ho una luce, cioè una volta avevo un accendino, ma non... Io seguo i quadri. Seguo il quadro del Cristo in croce. Aspetta. Qui ci dobbiamo mettere qualcosa. Cosa? Ma dobbiamo portare qui qualcosa. Va bene, torneremo. C'era una strada qui, no? E la sono tornata. Ok, qui è chiuso ed è molto buio. Andiamo verso il labirinto rosso. E probabilmente dobbiamo trovare degli oggetti da mettere lì. Quindi vediamo qua. Ok, labirinto rosso, non c'è niente. Sono quadri. Ah, ecco. Respiro così affannoso, non capisco. Sto affanno. Stai calmo. Stai calmati. Forte. Oh. Anche qui è uguale. Fotografo, non succede niente. Questa è l'unica zona in cui non è rosso. Ciao PVT Edo, grazie per i 7 mesi, buonasera Edo, bentornato, grazie per la risabina. Anche a me sembrano diversi. Delle cose che dobbiamo trovare prima di qui, che anche cliccando sui quadri non succede niente, mi sono persa. Oh, di qua eravamo, dove eravamo? No, allora qua era chiuso, allora è qui.
Arrivo in delle zone buie. Ecco, qua parti. Ok, ci siamo, siamo usciti. No, no, ci sono delle entità, ragazzi. Almeno. Oddio, potrebbe essere semplicemente il tizio che è pazzo. Però diciamo che di cose muoversi ne abbiamo viste parecchie. Io provo a fotografare qui. Non è successo niente. Ok, niente. Dunque. Campanile. Quindi di qua ci sarà il campanile. The color of death, the color of wine, the color of Jesus's blood. Ok, quindi il rosso. Il rosso è Cristo. Ecco, vedete? Ci sono i colori, guardate. Ok, labirinto rosso, dobbiamo, mi sa, seguire i dipinti del Cristo in croce. The color of life, the color of peace, the color of our little angels. Sarà il blu. Gli angeli saranno blu. No, verdi? Ah, il colore della vita, è vero. Verde il colore. Ok, quindi verde. Ciao Frank! Oh, bentornato. Grazie per questi 30 mesi. Oh, ma buonasera, Frank. Felicissima di riaverti qua con noi. Bentornato. Latina Horror. Verde speranza, verde, esatto, verde è il colore della vita. Non... Oh, provo a fotografarla. È un collezionabile. Ah, ok. Dice visita i nostri. Oh! Ci ha dato la soluzione del labirinto giallo. Ciao Riasbini! Grazie anche a te per i 33. Buonasera. Bentornato Sbini. Welcome, welcome. Come stai? Rossa. No, questo è giallo. Ok, quindi è. Beh, dalla partenza. Sinistra, destra. E arriviamo. Ciao Celi Wiki, ma guarda chi c'è. Grazie per i 29, Celi, anche te bentornato. Thanks. Anche io sono abbastanza stanca, Svini. Sono molto stanca in realtà perché fatto tutto un po' in volata, staccato la live verso le 8, ho mangiato, iniziato a montare schermi, roba, perché è arrivato un nuovo setup e sono un po' flippata anch'io. Però tutto ok, dai. E grazie anche a te, Celi Wiki. No, il caldo non aiuta, infatti. Tutto caldo, sistemare setup e roba nuova. Adesso basta per un bel po', eh. Cioè, basta cose nuove. E c'è lì Wiki, tutto ok? Frank, stai bene? Roid infinite. Dunque, allora, abbiamo la risoluzione del maze, quello giallo.
Comunque, quello blu, vabbè, questo giallo è facile. Dritto. Era a destra. Achievement, sei chip. Ma noi dobbiamo seguire sempre la Madonnina qua. Sì, ma domani devo sistemare il PC, Greg. Intanto schermi e periferiche. Domani devo sistemare, cioè devo proprio trasferire la roba nel PC. Alex. Nice try. Allora, il rosso sappiamo che dobbiamo seguire il Cristo in croce. Quindi andiamo al rosso. Sì, domani devo fare un sacco di roba di lavoro. Veramente tanta. Dunque. Io non ho capito, cioè che cosa mi sta a significare, no? Che mi ha messo il Cristo prima. Che cosa mi significherebbe che quando si vede... Ben capito. No, domani no. Domani non streamo, ragazzi. Venerdì streamo. Torno venerdì. No, pane, no, no. Devo spostare della roba. Ho fatto Gesù, raga. Ne ho fatte mille. So che cosa possa portare a fotografarne altri. Ma che me ne faccio? Cioè, nel senso, se non so cosa devo fare, raga, questi labirinti. Qua è il verde. Ok. Capisco, cioè, che cosa mi sta a significare che questo è rosso? Devo seguire... Oh. Le iconografie qui? Di quello giallo? Sì, ce l'abbiamo. Però non capisco se posso usare un qualche tipo di luce. Mi aveva dato un accendino, ma me l'ha pure tolto. Abbiamo il verde? C'era un piedistallo, però non ho ben capito che cosa dobbiamo farci con quel piedistallo lì. Aspetta, qua c'era qualcosa. Ma andiamo a vedere il labirinto verde. Qui era gli angeli. Ok, qua ci sono degli angeli. Seguire le direzioni degli angeli. Dobbiamo mettere le foto degli angeli. Tipo il verde non erano gli angeli? Perché ci sono tutti tranne che gli angeli?
Non ho capito un cacchio, sinceramente. Sì, abbiamo... L'unica informazione che abbiamo è su quello giallo, però sappiamo che il rosso è il colore del Cristo, mentre il verde è il colore degli angeli. L'accendino, non lo so, abbiamo perso. Chi può essere quando siamo caduti? Quello giallo... ma quello giallo però ha comunque qualcosa che non mi torna, perché era sinistra, destra, dritto e... mi pare almeno. Era sinistra, destra, dritto. Sinistra, destra, dritto. E che me ne faccio? Cioè non... Ok, arriviamo qui. E poi... torniamo al volantino, perché non ho capito. Abbiamo solamente delle foto, ma non so se c'è qualcosa che io devo portare su quei piedistalli. No, ma non mi fa mettere le foto. Cioè, non mi fa proprio mettere, ragazzi, le foto lì sopra. Tu dici la foto ai piedistalli? Ha già più senso. Le foto ti diceva di girare intorno all'ultima stanza. Girare intorno all'ultima stanza, dici? Vediamo se c'è qualcosa sui piedistalli. Oh, girare intorno... Faccio, vado dritto. Ciccio, felice di averti con noi. Grazie, grazie per questi 9 mesi, Ser Ciccio. Bentornato. Una porta di fianco al bancone all'ingresso? Quello cieco. Ah, perché poi siamo nel giallo, è vero? Perché fotografo gli angeli. Qua. Ma andiamo a vedere, perché non ho capito che cosa dobbiamo fare qua. Non ne ho assolutamente idea, quindi andiamo a vedere. Allora, qua c'era il campanile. Rosso e verde. E va bene. Ma... Oh, ok. Quando è comparso, tra l'altro, quel candelabro? Ok, dobbiamo mettere i candelabri sopra. Va bene. Adesso ha senso. Ora ci siamo. Yellow maze. Vabbè, questo è facile. Ok, dai, abbiamo trovato il candelabro e la candela. Andiamo a vedere anche dall'altra parte, perché è sicuro che anche di là c'è qualcosa. Qua. Noi veniamo da qua, eh. Ok, è Omega Bu. Ah, perfetto. Ok, qui è da dove veniamo. 1987. Bene. È buio questo. Quindi, candela.
Scusate. Allora, noi abbiamo la candela rossa. La candela rossa immagino vada portata là dove c'è la candela rossa. Guys? L'aria condizionata, brr. Poi in realtà sono 27 gradi. Era abbassata la pressione. Allora, andiamo alla stanza. Smettere di avere il fiatone protagonista, cioè stiamo camminando, quale motivo il fiatone? Allora qua, oh eccola, the color of Jesus. Ok, si è accesa da sola, perfetto. Tutto regolare. Molto bene. È stata accesa. Facciamo una foto. Ok, mi sa che serve, però. Ok, ci servono le altre candele. Oddio, non vedo niente. Bene. Quindi labirinto rosso andato. Adesso dobbiamo cercare gli altri candelabri. Intanto dobbiamo uscire da qui. Easy però. Bene. Adesso servono gli altri candelabri verdi, giallo e... Dove trovarli? Ne ho la... Oh, green maze. Ok, facile. Quindi il green, aspetta, ecco. Parte. Dobbiamo fare destra, sinistra. No, scusate, destra. Destra e siamo arrivati. Destra, destra. Destra, destra col verde. Andiamo a vedere alla al campanile se c'è, magari non so, è occupato, candelabro verde. Vado a trovare io adesso. Kevin, la luce verde sulla campana? Ma non l'ho autografata prima? L'avevamo già fotografata sta roba qua. Stai avendo paura? Ma tu te? E anch'io per paura. E sono seria, eh? E tipo adesso sto cercando di risolvere l'enigma e in questo momento la mia paura è tipo zero. Sono sempre molto triste quando non ho paura in un gioco horror. Ma allora, non è brutta sta parte. Semplicemente va risolta e bisogna unire i puntini. Non è proprio super... come dire, intuitivo. No, allora, ci servono i candelabri da mettere sui piedistalli, lo sappiamo. Il fatto è che non so dove trovarli, questi candelabri.
E noi stiamo giocando in modalità hard, quindi trovarli è un casino perché non compaiono. E noi non li vediamo da lontano, li dobbiamo proprio trovare. Ecco, allora abbiamo rosso. Maze. Quindi, sinistra. Sinistra. Destra. Destra. Vabbè, ma questo l'abbiamo già risolto. A parte che anche senza, cioè, le istruzioni su come risolverlo, raga, cioè, i labirinti si risolvono facile. Il problema è capire dove trovare le candele. Allora, questo è l'unico che abbiamo risolto. Ok, ho fatto una foto per capire un attimo come era messa la stanza, perché non... capire qualcosa. Faccio da più indietro. Ok. Andiamo. Ma chi fai no? Non è buio della labirinto, trovi le candele per terra. Mi era venuto il pensiero di guardare in quello che abbiamo già risolto, ma... certo che potevano metterlo un sonaglino, qualcosa per vedere un po' meglio. I poveri che qua è tutto buio. Fammi vedere com'è fatta la stanza. Però non abbiamo il candelabro verde. A parte che non era verde come gli angeli. Dove sono gli angeli? Perché non ci sono gli angeli? Prenderli sti candelabri. Dunque, ripuliamo le foto prima di tutto, perché abbiamo un sacco di foto che non ci servono. Via. Quelle che non ci servono, via. Cercando di capire come risolvere un enigma piuttosto complesso, perché in realtà sappiamo di dover mettere dei candelabri, delle candele su alcuni piedistalli, ma non sappiamo dove sono queste candele. Abbiamo trovata una sola per caso. E giocando in modalità hard è difficile trovarle perché non ce le... ignala. Non so se si può mettere normal. No, no, ma è carino il gioco. Come bassa? Come qualità grafica bassa? You kidding me? Ma perché? Io ho cambiato la res? Ma non l'ho cambiata.
bello. Ah, perché ho cambiato monitor e quindi mi ha messo la qualità bassa? Vedevo sinceramente che non cambiasse nulla quando... Cioè, che sì, la risoluzione ok, ma... 2K, sì sì. È vero, prima ero in 4K, però non capisco perché perché mettermi in bassa. Non ho assolutamente idea. Allora, campanile, fondamento. Confessionario. A parte che è confessionale, però vabbè. Questo è il confessionale. Aspetta! Vabbè, cioè, allo spirito dentro il confessionale non piacciono le foto. Si agita tantissimo, questa è l'unica cosa che ho capito. Va bene. Allora, torniamo alla stanza dei numeri. Cosa l'abbiamo fotografato, che non mi ricordo? Se non è da fotografare. Dunque. Andiamo alle fondamenta. Rosso e giallo? Ok. Candela! Candela blu, credo sia blu. Di nuovo la stanza. Qualcuno nel confessionale. Labirinto verde. Hello. Excuse me. Be again, oh mother. Nancy. Look. I did it. I finally did it. Understand. It was like living with a monster. No, he never loved me. No. He was a liar. He lied to me. He lied to you. He lied to everyone. He was a liar. He lied to himself. He tried to pretend he didn't have the past. He did. He was a vile, disgusting, despicable piece of garbage. You know, he just wanted to marry me. To get away from his crimes. He knew he couldn't stay in Germany. He knew his past was coming to get him. He knew it. He tried to pretend it was all gone, but it wasn't gone. It chased him. It haunted him. It haunted me. Father, you have to understand. He was in charge of a gas chamber. Whoa. He took so many innocent lives, he destroyed them. Ok, quindi qualcuno che gassava, penso. There were days I would look into his ebrei ad Auschwitz. A void. Emptiness. Nothing looking back at me. He was already dead. Only God knows how many lives he had taken, but not anymore. I made sure he would not hurt another person. I made sure that he suffered. Quindi lei ha confessato un omicidio? God will forgive me for my sins. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done,
on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Magari riuscivo a vedere qualcosa. Your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Quindi questa era la confessione, la famosa confessione della tizia. Vediamo il campanile. Questo è il campanile, credo, nel 1951. Aha. Giallo. Ah, quello sarebbe Dio. Il giallo. The color of the sky, the color of the sea. La Madonna. The color of blu. Mary's vero, tears. È vero, l'azzurro è il colore della Madonna. Eccolo qua. Ok, torniamo indietro. Il blu ce l'abbiamo ora. On earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Lo mettiamo qui il blu. Quindi penso che in ogni anno ci siano dei labirinti. Cioè ci siano praticamente delle candele che noi dobbiamo accendere in determinati labirinti. Io sto andando un po'... Oh, eccolo. Allora, il blu è il colore della Madonna, quindi questo non è quello giusto. Perché qua c'è Dio. Quindi vuol dire che questo non è il labirinto giusto. Dobbiamo girare i labirinti finché non troviamo, secondo me, questo è almeno, ci va da logica, finché non troviamo il quadro giusto. Io gli incubi a Kenetor, ma va là, cioè... Raga, come se stessi giocando un'avventura grafica in questo momento. Cioè, paura zero. Però la nonna mi faceva paura. Smettere di piangere per ogni cosa. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Di qua, vai. Andiamo nella zona gialla. Sì, lui allora all'inizio mi ci poteva anche stare che piangesse, no? Che piagnucolasse perché punto, cioè ci sta. Però dopo un po' hai capito che o sei pazzo o la zona è posseduta. Che senso ha continuare a piagnucolare praticamente per tutto il gioco? No, perché tutto il gioco che parla con questa voce così di mai non so fare. Aiuto. Oh, ciao Virkiwi! Ciao! Sto perculando il protagonista di questo gioco horror che piagnucola ogni volta che apre bocca. Come stai, bella? Tutto a posto? Ciao, ben arrivati. Vai, andiamo nella zona gialla. Benissimo. Ah, aspetta, 2022, ma è dove eravamo adesso? Ma... Oh, vabbè, facciamoci un giro nel 2022. Sono già stati qui. Gli Stray l'abbiamo finito la sera verso le 8. Molto bellino. Tutto veramente tanto. Dunque, allora qui è difficile effettivamente filarsi in qualsiasi stanza. Però c'è una candela. Una yellow candle. Ok, i labirinti penso proprio che siano chiusi.
Quindi ci prendiamo la candela gialla. Io credo che dobbiamo fare tutto nel 1987. Ne manca uno comunque. Sono convinta che sia da fare tutto nell'87, raga. E sì, ci manca solo la candela verde. Abbiamo la blu. Abbiamo la gialla. Secondo me va fatto tutto qui. Allora, la blu sappiamo che è quella della Madonna. Quindi andiamo a mettere la candela della Madonna. Oh, dov'è? Oh, grandissima. Guarda, abbiamo giocato Stray. Gioco stupendo, veramente ho amato ogni secondo di quel gioco. Abbiamo risolto anche il blu. Ora ci manca il giallo. Manca il verde. Sì, comunque vedete, sono da fare tutti qua. Nel 1987. Perché è l'anno in cui la serial killer è stata, ha ucciso tutte quelle persone ed è stata poi uccisa. Perché è tutto collegato a Madison. In effetti... quello che noi dobbiamo ritrovare è la I di Madison. Quindi è tutto da fare nel 1987, proprio perché riporta sempre a lei, no? Nel verde non ci sono gli angeli. Ah, però è vero. Sono un attimo persa. Labirinto. Avanti al buio. Blu l'abbiamo risolto e proviamo col giallo. Allora, il giallo sappiamo che è Dio. Quindi vediamo. Se metto tutte le candele, secondo me cade il confessionale e dentro c'è la lettera I di Madison. I think. Ecco, il giallo ad esempio era Dio. Qua Dio non c'è. Eh no. E allora forse questo, quest'ultima parte è da risolvere. Di sicuro non nel 2022, nel 51. Andiamo nel 51. Lui è qui. Our Father in heaven, hallowed be your name. Lui chi? Your kingdom come, your will be done. On earth as it is in heaven. Our Father in heaven. Cos'è quella roba? Your kingdom come. Ok, l'ho visto. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Another candle. Abbiamo la candela verde.
Oh, alleluia, finalmente. Porca... My hand. What the fuck was that? I gotta get out of this place. Raga, mi sono cacata sotto. Finalmente. Finalmente. Esatto. Ok. Verde. Il verde sono gli angeli. Andiamo a vedere. Sì, finalmente è arrivato l'horror. Esatto. Alleluia. Credevo di star giocando un'avventura grafica. Di qua. Vero. Eccolo. Vai, ci siamo. Vabbè, finalmente anche un jumpscherino ogni tanto, dai. Ciao. Basta che non siano troppi, sennò danno noia. A me non piacciono i jumpscare. Ma quello ci stava. Angeli? Perfetto, manca solo il giallo di Dio. E ce l'abbiamo la candela gialla, quindi la andiamo subito a mettere. Dai raga, GG a noi nonostante tutto, perché non era facilissimo cercare di capire cosa fosse questo enigma, ma we did it. E GG. Zio Bananino. Basta! Madonna. È il tipo quello da cui lei scappava. Ok, basta, me l'hai messo tipo 600 volte sto jumpscare, faceva effetto le prime 3 volte, ora basta. Ma no, stavo andando a mettere la candela gialla. Infatti è esagerato, cioè... Sto gioco non ha una via di mezzo, cioè passa da 0 jumpscare a 2000 tutti insieme. I primi, magari i primi 2 ti fanno anche effetto. Dal terzo in poi dici, ok, basta. Bene, allora torniamo lì. La candela gialla. Ok, vai. Ci mancava solo quella di Dio. Sì, esatto, come la statua. Una certa, vi ricordate? Una certa ridevamo con la statua. Una certa faceva ridere. Se le metti 30 volte, esatto, ti perde l'effetto. Concordo. Non è facile fare un buon horror, eh? Sia uno dei generi più difficili da fare, effettivamente, l'horror. Perché le paure delle persone sono estremamente soggettive. Quindi non è facile spaventare con un videogioco, effettivamente. C'è chi è bravo. È PT. PT. PT faceva paura a chiunque, penso. Nightmare Creatures. Dada? Cosa? Madonna! Ecco, sto giro l'ho distratta, mi ha spaventato. Ok, ce ne andiamo, raga. Ce ne andiamo perché andiamo al campanile. È chiuso. Quindi dobbiamo andare al campanile. Non questo, ma quello del 1987. Pronti al jumpscare. I primi non te li aspetti e li mettono nei momenti giusti. È super lutto non avere PT, concordo, guarda. Gioco veramente bellissimo e io ancora piango che era solo una demo. Andiamo al campanile. E qui
qui è aperto. E questo? Confessionario. Abbiamo la chiave, guys. Questo vuol dire che noi adesso torniamo nel 1951 e apriamo la porta del confessionale. Eh già. Oppure buttiamo giù questo. Che però non mi pare venire giù. No, torniamo nel 1951 a aprire quel confessionale. Sì. Vediamo la tipa. E tra l'altro si è assicurata che il marito soffrisse. Esatto, andiamo a vedere Nancy. Goring, 1951. Ma quella I non è la sua. È la I di Madison, quella. Quella I l'hanno piazzata lì a casissimo, infatti. Hans Goring credo fosse il marito di Nancy. Eccolo, porca zozza. Madison Hale, serial killer. 1987. Ho volato il gelato in fronte. Ma è la musica che mi fa paura, che fa pff, no? E quindi mi viene da fare il saltino. Bello, questo mi piace, questo è figo, atmosfera, mi gusta. Ciao Viron, grazie per i 6 mesi, buonasera. Ciao Beddo. Stiamo giocando a Madison. No, vabbè, questo è figo, questo è un bel cambio di scena. Mi piace. Sono tutti parenti, tra l'altro. Bello, bello, è creepy. È la nonna che avevo offeso, che sembra nonno. Ma fa molto Shining, sì, mi aspetto le gemelle. Con la luce che lampeggia non mi piace. Sì, sono le foto dei componenti della famiglia.
It's sealed off. Ok. Guardiamo bene le cornici perché potrebbe esserci... Ho un segreto qui. Magari una foto diversa dalle altre. Forse dobbiamo fare la foto ai mattoni? Le foto sono tutte uguali. Ok, no, qui mi sa che devo solo fare avanti e indietro. Stanno lampeggiando tutte le lampadine, raga. Porca puttanissima, raga. Mi sono cacata al giusto. Adesso non me l'aspettavo. Mi sa che ho fallito. Tu dici era prevedibile? Io non me l'aspettavo. Briggs. Ok, quindi dobbiamo fare qualcos'altro. Forse dobbiamo seguire le luci lampeggianti? O dobbiamo scappare dalle luci? Ok, qua adesso mi scompare la parete e poi dovrebbe arrivare lui. Forse lo devo fotografare? Le luci. Infatti Dark Kit, è vero, sì. Perché l'abbiamo fatto diverse volte e non era successo niente. Attenzione, pronti al jumpscare che... What? Pronti, attenzione. Sto pronta a fare la foto. Compare, gli faccio una foto. L'ho fotografato! Ma non è servito a niente. Sono rimorta. Dove minchia devo fare qua? Allora. La foto tra l'altro è venuta scura. Le foto. Credo sia qualcosa
Sulle luci. No, non va fotografato perché è troppo veloce. Deve essere qualcosa. Forse dobbiamo fotografare i quadri. Ah, tu dici dobbiamo scappare, basta? Ma può essere, forse dobbiamo solo scappare. Spostare. Proviamo a scappare dalla parte opposta, sì. Da. Proviamo. Dopo che compare il muro, eh. Appena scompare la porta, che è questa qua, proviamo a scappare dalla parte opposta. Sì, è vero, negli horror si scappa. What? Ok, scompare. Corriamo in là, andiamo in là. Poi... appena compare, scappiamo dall'altra parte. No, scapin! Oh, madonna. Anche la caldissima Milano, guarda, credimi. Ciao, bello. Sì, via! Niente, m'ha preso. No, raga, è troppo veloce. È impossibile scappare. È troppo veloce. Dico, la sensibilità è effettivamente lentissima, però lui è troppo rapido. Guarda quanto ci metto io a girarmi. Vabbè, non è così. Cioè, non è proprio velocissimo, eh. Tu hai visto i quadri che si storcevano? Vediamo. Capiamo. No, non possiamo più viaggiare nel tempo adesso. Cioè, almeno. Non tramite le porte della chiesa. Voi dite qualcosa nel teschio? Questo però, ragazzi, è il teschio della serial killer di Madison, eh? Lui è stato ucciso da Nancy, se ho ben capito. Qui tra le foto ci può essere Madison? Ah, io le sto guardando mano a mano che cammino, eh. Sto guardando tutte le foto. Dunque, controlliamo bene i quadri. Adesso la porta scompare, eh. Ok, muro, panico. Lui va nel panico. Se andiamo in fondo, compare la bestia. Sì, bellissimo Layers of Fear. Layers of Fear sì che è bellissimo. Ah, questo è carino. Layers of Fear è bello. Bello, bello. Quello che mi stordisce è... no, è lo spirito che compare. Quel tizio con la maschera gas. Ma la foto al muro l'avevo già fatta, però... non ha risolto niente, guarda. Forse queste luci vogliono dire qualcosa? La mia uca? Ah, fu. Oh, raga, non credo. Non è che queste luci a intermittenza, non so, vogliono dare qualche segnale. Appare nel verso opposto, raga, cioè, con sta sensibilità è tipo bellissimo. Sono andata alla porta avanti a me. No, ma raga, comunque è troppo veloce. Cioè, anche girandomi... no, ma è troppo veloce, è troppo rapido, raga. Anche girandomi è impossibile. Cioè, vedete quanto è veloce? Cioè, se ci fosse una fuga da fare...
darebbe il tempo di scappare, io credo. Sì, sono con mouse e tastiera. Eh no. Tu dici, forse devi andare avanti solo quando le luci sono accese? Da corridoio e tornare indietro? Qua sa che almeno la porta la dobbiamo far sparire. Appena arriva lo spirito fai la foto. Ma prima ho provato a fargli la foto, ma è troppo veloce. Camminare al contrario? What? Io posso anche provare a fargli la foto subito. Faccio 200. Proviamo a fare la foto? Mi sembra di aver provato anche prima. Proviamo. L'ho fatta la foto, raga. Gli ho fatto la foto proprio. Ciu! Splashato. Se ne è sbattuto. No, raga, gliel'ho fatta la foto. Non. Sì, sì, sto giro gliel'ho fatta anche bene. Se compare, muori? Ma raga, gliel'ho fatta. Sì, forse dobbiamo fare qualcos'altro. A vedere se me l'ha salvata. Guarda, è il tipo. L'ho fotografato. È il tizio. Un attimo di tempo. Ma è pochissimo tipo. È perché scappare non facciamo veramente in tempo. E perché il protagonista si chiama Luca. Io l'ho fotografato il muro di mattoni più volte. Ho fotografato anche il muro dove scompare la porta. Oh, provo a riaprirla. E quando scompare iniziamo a fotografare. Il trailer abbiamo finito oggi pomeriggio. È verso le 8 in realtà. Molto bello. Sì, esatto, spawna istantaneamente quando passiamo a un certo punto. Adesso scompare il muro, ok. What? Oh, inizio a fare le foto qua alle persone. Appena senti la musica, tu dici? Proviamo. Davanti all'indietro e poi scappo di là. Avevate ragione, raga. Che stronzata. Che stronzata. Avevate ragione, eh? Avevate ragione. Tecnica infallibile. Sì, però dai, raga, che cazzata, scusatemi, eh. Dai, dai un mezzo secondo in più a una persona per potersi girare e correre, perché così mi spezzi l'atmosfera, capito? Cioè, se io devo andare a camminare all'indietro per scappare, è una meccanica un po' stupida. Riesci a girarti? Ma, cioè, devi essere devi farlo istantaneamente, capito? Ma come sono lenta io? Ma non è vero che sono lenta io. Semplicemente...
Un 180 devi fare, ma guarda quanto ci mette. Adesso vabbè, c'è la sense bassa, però guarda. Dai mezzo secondo in più. No, non la cambio la sense perché sennò sbocchiamo tutti. Ho messa apposta così, raga, perché sennò vomitate. Io con voi. In sti giochi la sensibilità alta ti fa sboccare. Vabbè, semplicemente, vabbè, potevano dare mezzo secondo in più, tutto lì. E non c'era un'asse che dovevamo aprire, infatti. Manca ancora qualcosa per aprire sta benedetta asse. Oh, non so che cacchio dobbiamo fare col teschio di Madison, sinceramente. Comunque, io salverei. Perché abbiamo risolto, dai, la parte della chiesa. Abbiamo risolto la parte del corridoio, che era difficilissima a quanto pare. Dovevamo solo scappare. Avevate ragione. E visto che esatto, sono le 11 passate, raga, io staccherei perché sono veramente stanca. Io non so cosa mi succede sti giorni, non so se è il caldo. Io arrivo alle 11 che sono distrutta. Sarà che mi alzo comunque presto la mattina, perché 8:30 sono in piedi. Però giuro, c'ho delle botte di sonno. Cioè io arrivo a quest'ora che ci sarà il caldo, può essere, sì. Mettici il caldo, mettici Amsterdam, ancora che sono scombussolata dal volo. Sì, sì. Sì, forse è il caldo. Sono proprio cotta. Sì, arrivo la sera che sono... sono un brodo. Troppa festa ad Amsterdam. No, il giusto. Festeggiato il giusto. Sì, sì. Comunque, allora, io domani mi prendo la giornata, perché così setto il PC. Prendo l'altro PC, quello nuovo, e lo metto al posto di questo. Così faccio tutti i vari setupini, sistemo tutto. Faccio dei bei video. Così vedete il setup nuovo, lo preparo, lo sistemo tutto quanto. E noi ci vediamo venerdì. Venerdì iniziamo un gioco nuovo. Ho due nuovi indie da streamare. Molto bellini entrambi, secondo me. Madonna, mi sta venendo su la cena, fantastico. Too many information. Allora, uno è As Dusk Falls. Quello che avevano presentato nelle ultime conferenze, che sembrava veramente tanto carino e dovrebbe essere un investigativo, che lo mi ispira tanto, tanto.